Nel video di introduzione avete visto come realizzare le parti comuni a tutte le bacchette. Adesso vedremo come realizzare in tutti i suoi particolari quella di Bellatrix Lestrange. La bacchetta ha una lunghezza di 32,3 cm, 12 pollici e 3 quarti. La bacchetta di Bellatrix Lestrange non prevede l'inserimento dello stecco all'interno della base, perché è una bacchetta ricurva, quindi possiamo iniziare ad arrotolare il nostro giornale attorno allo stecchetto, ma dobbiamo toglierlo non appena il giornale rischia di coprirlo. Possiamo eventualmente, se vediamo che la punta è troppo debole, possiamo andare a inserire dopo, una volta curvata, possiamo andare a inserire lo stecchetto. Solo dopo, se vogliamo irrigidire un po' di più la bacchetta, possiamo provare a inserire dalla parte della punta e poi dalla parte dell'impugnatura un pezzo di stecco. Ecco qui la base della bacchetta di Bellatrix Lestrange. Come vi dicevo prima, è ricurva, quindi abbiamo dovuto rinforzarla dopo aver arrotolato il giornale, e quindi ho arrotolato molto di più sull'impugnatura e adesso procedo a ricoprirla con la carta pista. Ecco qui. Naturalmente stendo la colla, bagno la striscina di carta e poi la avvolgo all'impugnatura. Ecco così. Ecco, come vi dicevo prima, ho rinforzato un po' all'interno inserendo uno stecchetto dopo che ho avvolto il giornale. Naturalmente poi sono andata ad arrotolare altro giornale intorno alla impugnatura finché ho raggiunto un certo spessore, anche perché in questa maniera non sono dovuta andare a fare tanta carta pista. Ecco, cerchiamo di arrotolare bene il nostro Scottex. Ecco così, ne andiamo a rotolare qualche striscia. È una bacchetta con poche decorazioni, poi piuttosto grezza. E continuiamo a bagnare le nostre strisce per poterle attaccare. Ecco, iniziamo la parte che riguarda la punta. Ecco, mettiamo la colla come al solito. Bagniamo la striscia di carta Scottex e poi la attacchiamo. Mettiamo la colla, bagniamo la striscia di carta Scottex e poi la attacchiamo. Mettiamo un po' di colla su tutto. E procediamo così. Rifiniamo bene la punta.
scuro. E stendiamo un po' di colla. Ecco qua. Seconda passata, ma prima andiamo a creare una piccola decorazione sul congiungimento dell'impugnatura con la punta. Ecco, facciamo una cosa del genere. Ecco, diciamo come se la punta entrasse nell'impugnatura. Ecco, vedete? Con una punta sopra e un'altra punta sotto, un po' più piccola. Ecco, adesso andiamo a riprendere bene la forma in modo che non ci siano avvallamenti. Ecco così. E poi andiamo leggermente a rinforzare la base dell'impugnatura. Ecco, così la appiattiamo un po', ecco, in questa maniera. Ecco, facciamo un lavoro di questo genere. Ecco qua abbiamo sistemato tutte le decorazioni dell'impugnatura. Quindi adesso facciamo il secondo strato, mettiamo la colla, bagniamo la striscia e arrotoliamo la striscia sulla bacchetta. Così riprendiamo anche un po' la decorazione che abbiamo fatto prima. E continuiamo ad avvolgere la nostra carta su tutta l'impugnatura. Andiamo a riprendere un po' il punto in cui si unisce l'impugnatura con la punta. Ecco, magari aggiungiamo anche un po' di carta igienica.
Mettiamo la colla, la attacchiamo e poi con acqua e colla la andiamo ad attaccare. Ecco, magari se è troppo sottile andiamo ad aggiungerci della carta ripiegata. Ecco, così. Andiamo a rifinire bene la nostra parte e poi procediamo con il resto dell'impugnatura. Prendiamo bene la carta su tutta l'impugnatura. Manca qualche pezzo, aggiungete della carta un po' impastata con la colla. Ecco qui andiamo a ritoccarla bene. Va bene che sia anche un po' grezza perché comunque la bacchetta non è liscia, quindi andiamo a decorarla. Ecco, adesso procediamo a realizzare la punta e quindi utilizziamo lo Scottex. Avvolgiamo il nostro pezzo di carta alla bacchetta. Ecco così, per fare quell'effetto legno avremo così tutte quelle righine che danno un effetto del legno. Ecco, così. Mettiamo un po' di colla su tutta la bacchetta, così si indurisce bene. Ecco qua. Una volta asciutta, dobbiamo andare a colorarla. Quindi io qui uso i fazzolettini di carta marrone, ma voi potete utilizzare tranquillamente i colori, gli acrilici o la tempera.
Poi con i fazzolettini stacco dei pezzetti, metto la colla sulla bacchetta, li attacco e poi con acqua e colla vado a stenderli. Devo procedere così per tutta la bacchetta. Procedo così per tutta la bacchetta. Ecco gli ultimi pezzi per finire di colorare l'impugnatura, naturalmente attaccando il fazzolettino. Ecco, iniziamo a stendere il fazzoletto sulla punta. Naturalmente chi usa il colore continuerà a stenderlo sulla punta, per diventare la bacchetta uniforme. Ecco, mettiamo la colla, attacchiamo il pezzo. Ecco, mettiamo la colla e poi mettiamo un pezzettino che avvolga tutta la punta. Così. Bene, lasciamo asciugare adesso. Qui andiamo invece a stendere un po' di colore, a sporcare un po' la bacchetta di marrone, così avremo più sfumature. Poi prendiamo il nero e andiamo a riprendere alcune parti, ad esempio nella giuntura tra l'impugnatura e la punta, e poi sporcheremo un po' anche dalle altre parti. Passiamo il pennello velocemente su tutta la bacchetta, o almeno insistiamo su alcune parti, così. Vedete che viene di diverse sfumature. Ecco, come ultima cosa andiamo a stendere su tutta la bacchetta uno strato di colla. Lasciatela densa. Questo ci serve per indurire la bacchetta e per renderla un po' più brillante e uniforme nel colore. Stendete la colla su tutta la bacchetta, lasciate asciugare e la bacchetta è pronta.
Ecco qui la nostra bacchetta.